Mercoledì sarà questo sito a contenere e in qualche modo annunciare il percorso di riforma sulla scuola, più che di riforma direi di coinvolgimento sulla scuola. Tra l'altro ho visto tanti di voi che hanno detto che noi eravamo indietro, questo è il programma già pronto sulla scuola, no, se non si faccio vedere, è già un report che è stato preparato da qualche giorno se non da qualche settimana, per dire quanto siamo già assolutamente in condizione di farlo, ma vogliamo riuscire a dare una visione un pochino più completa di quello che abbiamo fatto. È come se ci fosse un puzzle la cui cornice per noi è chiara e i cui pezzi giorno dopo giorno, passo dopo passo, saranno inseriti. Detto questo, noi vi auguriamo di cuore buona giornata. Adesso le conferenze stampa per un pezzettino abbiamo finito, facciamo che quella della scuola ve la facciamo attraverso passodopopasso.italia.it, e in generale vi auguriamo buon lavoro, sapendo che non sarà semplice nelle prossime settimane seguire l'evolversi del sito passodopopasso.italia.it, perché la massa di provvedimenti che abbiamo attuato e che abbiamo impostato è decisamente superiore a quello che siamo riusciti a raccontare fino ad oggi. La cosa interessante, importante e io credo veramente significativa è che sia finalmente chiaro, spero che questa conferenza stampa sia stata utile in questa direzione, che c'è una cornice di puzzle, una visione di puzzle in cui i pezzettini, certo quello della riforma costituzionale è un pezzettone, quello della riforma del terzo settore è molto importante ma un po' meno grande, ma noi abbiamo chiaro qual è il disegno di insieme del puzzle e, piaccia o non piaccia, riusciremo a realizzarlo nell'arco dei prossimi 1000 giorni. Magari ci diranno che siamo un po' troppo ambiziosi o un po' troppo arroganti, però noi il paese lo cambiamo davvero. Buon lavoro e grazie.